Ciao, buonasera. Ovviamente ho fatto la battuta e stai ancora correndo perché non ti sei fermato un attimo sul terreno di gioco. Purtroppo, come abbiamo parlato anche del mister, il fatto di stare 45 minuti e oltre negli spogliatoi forse ha condizionato dal punto di vista psicotattico anche quello che poi siete andati a fare sul campo. Comunque il primo tempo non c'è stata storia, mi sto allungando nella domanda, volevo dirti veramente forse è stata la più bella partita, io l'ho viste tutte, forse è stata veramente la più bella partita che avete disputato questa sera. Sì, grazie mille, è un periodo, come diceva prima il mister, che ci stiamo sacrificando tutti, c'è bisogno di questo, stiamo facendo bene, come dicevo anche in settimana all'evento che abbiamo organizzato ieri, c'è bisogno di continuare a lavorare perché stiamo facendo bene, ma allo stesso tempo non stiamo facendo niente, nel senso che vedendo i risultati di ieri le altre continuano a vincere e noi per rimanere lì attaccati, se vogliamo divertirci bisogna continuare a vincere. Se c'è bisogno di soffrire dobbiamo farlo tutti insieme come stiamo facendo. Ok, Camillo, ciao. Allora, primo tempo avete già dalla grande, poi questo stop di 45 minuti, e su questo mi devo soffermare. È normale comunque quando poi dopo ci si sta fermi così tanto tempo, è normale comunque, poi bisogna reagire e comunque essere pronti sia mentalmente che anche fisicamente, e comunque anche nel secondo tempo comunque non dello stesso valore del primo, però comunque si è stati meglio del Foggia. Sì, quando si sta 45 minuti fermi non è mai facile, però la voglia di vincere c'era, eravamo in vantaggio di due gol, sapevamo l'importanza della partita e di questo secondo tempo che andavamo ad affrontare, perciò quando hai delle motivazioni così forti puoi rimanere fermo anche un'ora e mezza. Ecco, se vuoi portarla a casa in qualche modo riesci a trovare le energie e riesci a rimetterti subito con la testa giusta nella partita, ecco. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, un inizio di campionato a dir poco travagliato. Quando vi sorprende vedere la Casertana al terzo posto in classifica? Non ci sorprende, perché sapevamo delle nuove partite iniziali su un mese, sapevamo sarebbe stato difficile, l'abbiamo sempre detto, non sono mai stati alibi o scusanti, era solo un periodo per conoscerci e per metterci in forma. Ora siamo in forma, stiamo cominciando a divertirci e bisogna continuare su questa strada. Ecco, quindi può sorprendere, ma il lavoro che facciamo in settimana lo sappiamo, sta portando i suoi frutti e bisogna continuare a fare. Buonasera. Ciao, senti, ti volevo fare i complimenti perché la tua partita mi è piaciuta tantissimo, è stata una partita di sacrificio, sei stato anche pericoloso in fase offensiva. A che punto sei proprio della tua condizione, diciamo, proprio? Sei al 100%? Se ci fosse stato il gol ti avrei detto al 100%. No, sto bene, mi sento bene. Mi sento bene, come penso si senta bene gran parte della squadra, ecco, a parte gli acciaccati che stanno tornando. Hai giocato benissimo, non per fare la sviolinata, ho visto che ti è mancato solo il gol, per quello lo dicevo. Sì, ma come me, come tutti gli altri, dai, sappiamo che in questo periodo, ti ripeto, c'è bisogno di soffrire, di stare tutti compatti e di stringere i denti, e lo stiamo facendo tutti al massimo, perciò c'è da elogiare tutti quanti, ecco. Grazie. Grazie a te. Al di là che prima o poi tornerà Mirko Carretta e che troveremo anche in collezione di Gianluca che di Leonardo, siete praticamente, considerando i ricordi di Mirko Abrisi, quasi oltre il 70% di World. Dove vogliamo arrivare? Bisogna fare sempre meglio. Sappiamo che il lavoro che fa il mister in settimana elogia le qualità di attaccanti, perciò sappiamo che possiamo fare ancora meglio, sì. Altre domande? Io. Domenico Bastante? Oh, no. Grazie solo per il microfono, stanno eliminando. Vabbè, vai senza ritrovare. Voce impostata. Sei stato il primo, siamo ad arrivare alla Casertana, paese vestiti, diciamo del famoso video di Valcaraso. All'inizio hai scelto di venire alla categoria, oppure comunque credevi già che comunque il riscaggio potesse essere una cosa reale, e poi dopo hai visto tutte queste fasi, ovviamente ti sorprende il fatto comunque da quel momento adesso la Casertana è al terzo posto? Ti dico, c'è stata una grande evoluzione da quel momento,
Una delle grandi motivazioni che mi ha spinto qua appunto è il lavoro del mister, come conoscono tutti, per gli attaccanti, per la fase offensiva, perciò vederci quel 15 agosto ad oggi, ti ripeto, l'evoluzione è stata grande e penso possa ancora migliorare, perciò non mi fermo a pensare ad ora e vedremo nel futuro, dai. Ma quando hai filmato l'Euro pensavi Serie C, Serie D oppure... Speravo nella Serie C, sono venuto, ripeto, perché parlando con il direttore, con il presidente, il progetto era bello, sempre per il lavoro del mister, ma sapevamo saremmo rimasti in Serie C, saremmo tornati in Serie C. Anche il progetto dello stadio. Esatto, anche il progetto dello stadio. Ciao Camillo. Ciao. Nel secondo tempo c'è stata un'azione dove tu eri in aria e la palla è stata fermata da un difensore forse da un tocco di mano, visto che per noi dalla tribuna stampa era praticamente impossibile vedere, ci puoi dare tu delle delucidazioni? Sì, non l'ho visto bene perché non riguardava me in particolare, penso Anastasio. Sì, non ne abbiamo riparlato, non l'abbiamo rivisto, però sembra sì. Serio, sì. Però Maria. Buonasera. Per il rispetto facciamo una domanda, che sei appena arrivato? Sicuramente mostrare il suo entusiasmo. Soprattutto siete ingommiabili per la forza alla sofferenza che ci avete e soprattutto riuscendo anche in situazioni di notevole difficoltà a fare del bel calcio, avete fatto dei bei fraseggi al punto tale che questa vittoria è strameritata. Complimenti vivissimi, veramente. C'è qualche problema che avete da risolvere all'interno? Diccelo. Al momento no, grazie. Come lo vogliamo a vostro parere? Siamo abituati al negativo? No, la libellula dell'attacco. Grazie. Grazie mille. Grazie. Senti, ma che è successo? No, per una volta. Niente di che, no. Siamo tranquilli. Bella. La libellula. Aspettaci. Aspetta, accendi a lotto.